iniziamo questo nostro incontro così informale, no? Perché alla fine siamo tutti qua insieme. Allora, io ho scritto un libro, appunto, Vite terrene e vite nell'aldilà, ancora ormai 5 anni fa, per cui non è un libro recente. Gli argomenti che sono trattati dentro è un po' tutto quello che riguarda il discorso terreno e il discorso del mondo dell'aldilà. Io ho un dono che è la comunicazione col mondo dell'aldilà e soprattutto sto lavorando col discorso angelico per una mia scelta, nel senso che inizialmente è stato diciamo che la comunicazione era più sul discorso delle persone che erano defunte. Dopo, siccome portano via parecchia anche energia, soprattutto se sono anime che sono ferme in terra per qualche motivo, alla fine capivo che era un dare energia anche inutilmente, perché le anime quando che sono ferme in questo intercampedine, che non è nel mondo dell'aldilà né nel mondo dell'aldiquà, portano via un sacco di energie, cioè a livello vibrazionale assorbono molta energia. Per cui o siamo praticamente molto fermi, cioè nel senso che abbiamo una stabilità di vibrazione abbastanza alta da mantenerla, ma siccome dopo nella vita c'è la nostra quotidianità, ci sono le stanchezze, ci può essere la depressione per noi donne e altri fattori che coincidono nella vita, non riusciamo a mantenere una stabilità, per cui siamo mai più soggetti alle loro energie vibrazionali più basse. Per quello che io ho chiesto proprio a quel mondo dell'aldilà di lavorare con esseri o comunque con esseri di luce o essere comunque di livelli di vibrazione maggiore, in modo tale che quando che lavoro, sto con loro, in qualche modo sento che sto bene, dopo sto bene, sono carica. Bene. Tante persone mi dicono: ma come fai a spostarti, andare di qua e di là e magari fare anche degli incontri anche fino a tarda notte, dopo magari il giorno dopo riprendere, alzarmi presto e riprendere il tutto? Semplicemente perché loro mi danno questa energia, cioè mi danno questa forza. E sì che io sono una dormigliona, sono una che farei di meno di certe cose, cioè nel senso sono anche pigra, eccetera. Eppure io dico sempre, se voi mi aveste conosciuto anche solo 10 anni fa o 15 anni fa, sono totalmente cambiata. Cioè quando facciamo entrare in qualche modo l'energia che viene dalla luce, dall'amore di Dio, non possiamo rimanere indifferenti, cioè cambia la nostra vita, che questo possiamo crederlo o no. La cosa bella è proprio questo, che quando mi hanno insegnato, quando che sono entrati in maniera un po' particolare nella mia vita, mi hanno praticamente come se io avessi costruito una casa con tutte le mie convinzioni, le mie idee, il mio ego personale. E questa casa è stata smantellata mattone su mattone. Per cui hanno cercato di praticamente distruggermi tutte le convinzioni mie religiose, tutte le mie convinzioni educative, sociali, tutte le mie convinzioni anche personali, cioè nel senso che del nostro ego, del mio ego, proprio per far rinascere una casa differente. Bene. Solo che il lavoro che fanno loro non è un lavoro dietro una logica umana. Bene. È un lavoro dietro una logica divina, cioè se noi quando impariamo l'ABC, impariamo A, B, C, D, eccetera, qua ti insegnano l'ABC mettendoti per esempio l'A, dopo passano alla Y, dopo tornano alla P, dopo vanno alla Z, per cui è come se in qualche modo abbiamo un mosaico, un puzzle davanti e ti mettono un tassello qua e là, però non capisci che figura c'è. Va bene? Però alla fine, quando che se noi abbiamo l'infinita pazienza di aspettare, di attendere, tutti i tasselli vanno al suo posto, alla fine vediamo la totalità del puzzle. Il problema è che noi esseri umani vogliamo tutto subito e veloce. E se non c'è tutto subito e veloce, ci arrabbiamo col mondo intero, anzi ci arrabbiamo molte volte con noi stessi. Partiamo da un discorso. Allora, gli argomenti del libro sono vari, parla appunto del discorso dell'incarnazione, dei piani vitali, del mondo dell'aldilà, del mondo degli angeli, del discorso dei morti, eccetera. Non è in modo particolare approfondito, eh. È un libro che io dico è la base per un ABC a chi si avvicina un po' a questo mondo. Cioè voi dovete pensare che ci sono bellissimi libri scritti da bravissime persone, voglio dire,
che approfondiscono tutte un po' le tematiche che ci sono in questo libro. Questo libro è talmente semplice e talmente banale che serve proprio a chi deve imparare l'ABC, va bene? Proprio perché è stato fatto solo per questo, perché dopo, se volete entrare nel mondo degli angeli, ci sono moltissimi libri, se volete entrare nel mondo dell'incarnazione, ci sono moltissimi libri che parlano dell'incarnazione e altrettanto per altri argomenti. Per cui è un libro semplice, non è un libro che deve forzare il nostro credo o la nostra religiosità, ma ci può anche mettere delle volte in discussione in modo totalmente diverso. Allora, noi dobbiamo pensare che noi abbiamo un ego. Cos'è l'ego? L'ego è una parte, una struttura mentale costruita fin da piccoli, è una sostanza umana, diciamo, va bene? Cioè, tutte le etichette che ci hanno dati fin da piccoli, cioè per cui partendo dai nostri genitori, dopo con tutto il mondo educativo intorno, per cui insegnanti e quant'altro, fino a che siamo arrivati all'adolescenza, che abbiamo iniziato noi a darci delle etichette, va bene? Queste etichette praticamente sono tutta la struttura mentale di cui noi pensiamo di essere. Cioè, alla fine ci hanno detto se siamo alti, se siamo bassi, se siamo grassi, se siamo intelligenti, quanto intelligenti, se siamo capaci di fare delle cose, se non siamo capaci di fare delle cose. Cosa succede? Che questa struttura mentale, che è diventata il nostro schema mentale, fa sì che acquisiamo dei comportamenti. Non è? Questi comportamenti, la parte egoica della mente, fa sì che vuole tenere e detenere potere su tutte le cose della nostra vita. Per cui, cosa succede? Succede innanzitutto, per esempio, alcuni comportamenti egoici, per esempio, è quando noi ci arrabbiamo. Quando noi ci arrabbiamo con qualcosa o qualcuno che in qualche modo ci manda fuori dagli schemi, è una parte egoica, è l'arrabbiatura. Cioè, quando noi ci arrabbiamo, abbiamo un alto ego. Perché? Perché l'ego vuole mantenere tutto sotto controllo, perché tutto ciò che va fuori dai schemi mentali nostri lo manda in tilt. Per cui si ammala un figlio, non è più bello che io devo andare a lavorare. No, ci arrabbiamo anche col figlio che si ammala, perché manda in tilt tutto il nostro schema mentale, la nostra organizzazione. Il non perdonare è egoico. Perché il non perdonare è egoico? Semplicemente perché noi dobbiamo giustificare la nostra parte, giustificare la nostra parte mentale, giustificare agli altri il perché siamo arrabbiati. E siccome se noi lasciamo la motivazione perché siamo arrabbiati con una persona o con un fatto, la cosa decade subito. Però piuttosto che farla decadere, preferiamo trattenere dentro di noi la rabbia, perché la rabbia alimenta sempre di più il non perdono. Bene. Cioè, siamo giustificati in qualche modo. Infatti, la prima cosa che facciamo quando ci arrabbiamo con qualcuno è quella di andare in cerca di un amico o di un amico che ci dia ragione. Va bene? Perché se ci dà ragione, ci sentiamo la parte egoica, si sente sicura di aver fatto la cosa giusta per se stessa. Va bene? Ma di per sé, se noi rilasciamo un attimo l'energia, ci accorgiamo che il fatto è anche stupido, non è così determinante nella nostra vita. Però noi per mantenere quella parte lì alta dobbiamo continuamente alimentarlo con l'energia della rabbia, bene? O del rancore dentro di noi. Un altro aspetto che può essere, io vi dico solo alcuni, ma ci sono tantissimi nostri comportamenti che sono egoici e non è che... per esempio, quando siamo attaccati al ruolo che abbiamo in vita. Noi dobbiamo pensare che siamo delle anime, va bene? Queste anime, semplicemente entrando in questo caso, in questa reincarnazione, ha assunto dei ruoli. Va bene? Io ho assunto il ruolo appunto prima di tutto di figlia, ho assunto il ruolo di moglie, ho assunto il ruolo di madre, ho assunto il ruolo comunque in un ambito lavorativo, perché fino all'anno scorso io ho fatto 25 anni di autista di autobus pubblici, per cui voglio dire, ho fatto... E è un ruolo, va bene? Abbiamo dei ruoli. Cosa succede? Che molte persone, quando smettono un ruolo, quando decade un ruolo, vanno in tilt. No. Quando una madre, per esempio, vede i figli andare via di casa, vanno in tilt perché non hanno più il ruolo di madre. Bene. Cioè, il ruolo decade. Quando una persona va in pensione e non ha più il ruolo in un ambito lavorativo e magari anche di un certo tipo, magari abbastanza importante, no? Che può essere, non so, un capo reparto, può essere altre cose, manda in tilt la persona. Va bene, per cui tante persone, soprattutto uomini, che se non hanno creato qualcosa in alternativa al lavoro, si trovano che quando vanno in pensione vanno in crisi. Va
vanno in crisi profonda perché il ruolo decade, decade anche il riconoscimento da parte degli altri, cioè tu entri nella massa delle persone in pensione, non sei più riconosciuto come, non so, l'ispettore di, il caporeparto di, eccetera, per cui automaticamente decade. Noi molte volte ci affezioniamo ai nostri ruoli che non li lasciamo andare. Va bene? E cerchiamo in qualche modo sempre di detenere potere sugli altri tramite i nostri ruoli. Quando invece noi dobbiamo pensare che è meraviglioso ed è bellissimo pensare che noi possiamo in qualsiasi momento cambiare qualsiasi ruolo che vogliamo, però l'anima è eterna, cioè l'anima non cambia. Va bene? Possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo trasformarci in ogni momento della nostra vita, però effettivamente la nostra anima è immutabile. E ora, quando io so che la mia anima è immutabile, io posso semplicemente levare un vestito e indossarne un altro. Ed è meraviglioso questo, perché vuol dire che io posso giocare con tutti i ruoli che desidero nella vita. Questo è solo, io vi dico solo alcuni aspetti del nostro ego, ma ce ne sono tantissimi altri aspetti del nostro ego. L'ego cos'è che fa? Fa sì che abbiamo delle strutture mentali ben prestabilite. Tutto ciò che è fuori dalla nostra struttura mentale diventa nemico. Per cui se io penso che il bianco e il rosso sia l'unico modo che deve presentarsi la vita e devo fare esperienza, tutto quello che sono gli altri colori diventano il mio nemico. Per cui tutto quello che è fuori da idee religiose, idee politiche o idee di altro genere, filosofiche, eccetera, automaticamente diventa il nostro nemico. Vi faccio un esempio. Non mai come ora, almeno qua in Italia, dopo non so nel resto del mondo, però qua in Italia c'è una lotta tra vegani, vegetariani e carnivori. Ebbene, c'è una lotta. Perché? Perché per filosofie varie, per scelte varie, eccetera. L'ego cosa fa? L'ego, più abbiamo alto l'ego, e più creerà una guerra. Per cui se io sono vegana e mi trovo davanti a un carnivoro, cercherò in tutti i modi, anche con molta rabbia, come convertirlo a quello che credo io. Invece, se è una parte, invece l'anima ti dice semplicemente, se tu fai la scelta, no, di essere vegano, vegetariano, carnivoro, qualsiasi scelta tu faccia, falla serenamente. Perché se, no, se è una scelta rabbiosa, non è una scelta d'amore. Va bene? Entreremo dopo il discorso un attimo dell'amore. È una scelta d'amore. E allora, se non è una scelta d'amore, forse magari un pezzettino di carne ti farebbe bene se tale è la rabbia nei confronti degli altri. Va bene? Cioè, io dico, se dobbiamo stare, cioè se dobbiamo fare delle scelte, le scelte devono essere fatte. Non sto dicendo che non dobbiamo fare delle scelte, però le scelte devono essere in base a quello che sentiamo dentro di noi, con rispetto delle scelte che fanno gli altri. Perché non ci sta togliendo qualcosa la persona che fa una scelta diversa dalla nostra. E non ci sta chiedendo neanche qualcosa. Cioè, io ho amici tanto vegani, vegetariani, carnivori, e molte volte li invito insieme, proprio magari delle cene insieme, proprio perché devono imparare a superare quello che è solo un discorso esterno. Va bene? Dopo che io rispetto quello che è vegetariano, io vi assicuro, noi siamo in cinque in famiglia, no? Ho tre figli e marito e io. Se io dovessi partire, innanzitutto devo preparare cinque pignate, come si dice da me, cioè cinque pentole diverse perché tutti abbiamo gusti diversi, va bene. Però se io non dessi ai miei almeno tre persone della famiglia carne 3 volte a settimana, mi mangiano loro. Però le persone più buone che ho incontrato nella mia vita sono proprio i miei tre familiari che sono carnivori. Comprendete? Perché semplicemente non è un problema, non sussiste il problema. Il problema è nel momento in cui noi vogliamo vedere il problema. Va bene? Ed è importante comprendere questa cosa qua, perché alla fine, se noi lasciamo che ogni cosa ci sia ed esiste per la bellezza che deve esserci, non abbiamo da fare guerra con nessuno. Io accetto l'omosessualità come l'eterosessualità con tranquillità. Io ho una figlia omosessuale, va bene? E questo discorso, cos'è che ha fatto? Uno dei discorsi che mi hanno fatto gli amici all'inizio, quando gli ho detto della situazione, perché ho detto, va bene, se ci state, ci state, se non ci state, non ci state, e accetto che andate fuori dalla mia vita se questo vi sconvolge o vi fa problemi. È una cosa, come hai fatto ad accettarlo? Ma perché è un problema. Dove sta il problema? Il problema è quando che noi vogliamo farlo vedere un problema. Quando non rientra nel mio schema mentale è un problema. Ma di per sé non esiste il problema. Nessun problema esiste al mondo,
di per sé. È la valenza che noi diamo al problema. La giornata è neutra, però se è una giornata che piove, dipende dal nostro stato umorale, se è bella o brutta. Io potrei essere innamoratissima in una giornata che viene giù il diluvio universale, eppure per me quella giornata è fantastica. La stringa delle possibilità della quantistica. Hai capito? Come anche che la giornata, se è anche una bellissima Ah, è giornata, ma vero. sono arrabbiata col mondo, per le cose non mi andranno bene, cioè non vedrò il sole, non percepirò il calore che mi dà, no? Per cui alla fine non esiste un problema di per sé, è il modo in cui noi ci poniamo sul problema che diventa un problema. Va bene? Ma di per sé, se noi un problema che riguarda un'altra persona non ce la prendiamo, non andiamo in cerca di trovare una soluzione, perché è qualcosa che riguarda qualcun altro. Però se la stessa cosa accade a noi, allora lì mettiamo il problema. Ma perché è un problema? Perché la nostra parte egoica vuole avere il dominio. Siccome non riesce ad avere il dominio, si arrabbia. Perché? Perché va fuori dello schema mentale che si era prestabilito. Amen. Per cui meno schema mentale abbiamo, più possibilità abbiamo anche di scoprire che l'impossibile diventa possibile. E dicevo proprio anche a un amico recentemente che dicevo, quando che vi dicono che siete fuori di testa, è meraviglioso, dovete dire, è stupendo questo. Sì, perché? Perché più andate fuori dai schemi mentali, più siete fuori da qualsiasi logica umana, più permettete a quello che è l'impossibile entrare nella nostra vita. Fintanto che invece rimaniamo schematizzati nelle nostre conoscenze, nelle nostre conoscenze umane, nella nostra istruzione umana, nelle nostre tutte convinzioni sociali, eccetera, più sarà un problema tutte le cose che dovrete affrontare. Per cui essere fuori di testa, ricordate, se vi fanno questo è un complimento. Dite, guarda, è il più bel complimento che ricevo. Proprio perché vuol dire che siamo nella strada giusta. La fede è permettere di uscire da qualsiasi logica umana. Più siamo fuori dalle logiche umane e più abbiamo la possibilità di conoscere cose meravigliose. Perché il mondo anche degli angeli non è che vi fanno vedere da qua andare a Roma sempre la strada Firenze-Roma passando per una determinata strada. Loro semplicemente ti possono portare magari passando da Vienna, andando giù per i Balcani per arrivare a Roma. Va bene? Cioè vi fanno vedere delle strade che la nostra mente umana non ha la possibilità neanche di pensarle, le soluzioni. Va bene? Perché siamo sempre stati abituati a fare quelle cose logiche che fin dalla nascita ci hanno insegnato di fare. Per cui c'è un problema A, la soluzione è B. Va bene? Mentre qua la soluzione non è né A né B né C, ma magari è la Z. Però la possibilità ce la diamo nel momento in cui ci lasciamo andare. Lasciare andare non vuol dire che noi siamo meno uomini o meno donne. Anzi, viene proprio valorizzata ancora di più la nostra parte umana. Gli angeli ci adorano, ma ci adorano letteralmente perché tramite di noi loro possono fare l'esperienza di sentire, di provare quello che proviamo noi. Il nostro corpo è un corpo meraviglioso, stupendo ed è fantastico questo corpo. Io dico sempre, dovremmo stupirci del nostro corpo, non dargli dosso tutti i giorni dicendoci, non so, ho una ruga in più, ho un chilo in più, o guarda qua, guarda là, non so, vorrei essere più alta, più bassa, eccetera, eccetera. Ma la bellezza è proprio che la nostra anima sta sperimentando quello che sta sperimentando tramite questo corpo meraviglioso. Va bene? Cioè, se io gusto un caffè, se io abbraccio una persona, se io faccio anche la sessualità con mio marito, voglio dire, è una cosa meravigliosa perché l'anima non potrebbe evolvere nella sua evoluzione se non tramite la conoscenza. La conoscenza viene cosa? Tramite una delle esperienze, proprio il corpo. Per cui è meraviglioso questo corpo ed è stupendo tutto ciò che riesce a produrre e a fare. Dovete pensare che il nostro corpo, io dico sempre, dovete tener conto che, primo, i 7 miliardi di persone, io Sabrina, sono unica. Non c'è un volto uguale al mio. Per cui meraviglioso, cioè vuol dire che io ho l'unicità. Cioè, è come no, che fossi un diamante, ma con una sfumatura che nessun altro diamante l'avrà. Seconda cosa, sappiate che questo corpo che avete in questo momento non ce l'avrete, non ce l'avete avuto e non ce l'avrete per tutta l'eternità. Per cui è una cosa che non la ripeterete mai.
avrete un volto diverso, avrete magari dei capelli diversi, avrete degli occhi diversi, non lo ripeterete mai. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento io sto vivendo quello che era giusto vivere, ma è stupendo e meraviglioso quello che io sto producendo, cioè quello che io sono. Questo corpo mi fa provare delle sensazioni meravigliose, dal dolore fisico alla bellezza appunto anche di un abbraccio, di un bacio con una persona, di una carezza. E devo viverla proprio nella sua unicità, che è meravigliosa. Va bene? Questo corpo mi fa sperimentare tutto quello che è anche la visione, l'udito, il tatto. Okay? Per quello che non dobbiamo disprezzare il corpo. Quando che io sento, per esempio, guru o maestri che dicono no, che per essere più spirituali bisogna far di meno della sessualità, bisogna far di meno di questo, di far di meno di quello. Sbagliatissimo. Sbagliatissimo. Perché se no saremmo rimasti di là. Siamo rimasti in uno stato spirituale in cui si stava benissimo, va bene, e che perché dovevo venire qua? Per far cosa? Solo per soffrire? No, invece dobbiamo pensare che noi siamo anime incarnate in un corpo e il discorso, il punto debole è che tutto ciò che stiamo sperimentando anche materialmente è utile. L'importante è che non ci attacchiamo con il cuore. Va bene? Per cui noi possiamo usufruire di tutti i beni di questo mondo, purché noi, il nostro cuore, non abbiamo paura di perdere quella cosa. Perché se abbiamo paura di perdere, vuol dire che abbiamo bloccato il nostro cuore lì. Va bene? Per cui noi possiamo usufruire di tutti i beni, qualsiasi bene, che sia il cibo, la bellezza, il massaggio, l'avere una macchina, avere una casa, avere qualsiasi cosa, purché noi non teniamo lì fermo il cuore. Perché sappiamo benissimo che noi viviamo quanto? 50, 60, 70, 80 anni della vita, però comunque lasciamo tutto qua. No, non ci portiamo niente dietro nel mondo dell'aldilà. L'unica cosa che porteremo nel mondo dell'aldilà, che cos'è? È l'amore. Cioè l'unica domanda a cui noi dovremo rispondere è quanto amore abbiamo dato e ricevuto. E allora tanti dicono, come ricevuto? E no, è importante anche ricevere. Noi siamo amore, siamo fonte dell'amore, siamo il principio dell'amore. Facciamo un passo indietro per dopo portarvi avanti col discorso dell'amore. Noi dobbiamo pensare, noi abbiamo una concezione di un Dio molto terreno, molto umano, no? Cioè un Dio che è messo su un trono, un vegliardo, un maschio, va bene, con tutti gli angioletti che ci girano intorno. Perché abbiamo questa idea? Ad e ad è un discorso che ce l'hanno trasmessa. È anche un fattore che noi dobbiamo sempre riportare a qualcosa di umano, qualcosa che è un concetto magari astratto. Va bene? Per cui gli diamo una figura, qualsiasi forma di figura che vogliamo dare. Noi abbiamo la convinzione, per esempio, di un Dio che ci lascia libero arbitrio, però che se non seguiamo perfettamente le sue regole ci manda un inferno. Va bene? Abbiamo un concetto di un Dio che ama di più i deboli e quelli che sono ammalati, che stanno male, rispetto a quelli che possono essere ricchi o comunque benestanti o che stanno bene fisicamente. Per cui moltissime malattie ce le creiamo e moltissime malattie le tratteniamo. Piuttosto che guarire, stiamo nel dolore. Bene. Abbiamo il concetto di un Dio che ama molto di più quelli che faticano a guadagnare qualcosa rispetto alle persone che gli arrivano le cose. Dall'abbondanza. Perché? Perché pensiamo sempre che le cose che arrivano dall'abbondanza sono cose fatte male, sono cose da imbroglioni, sono cose che in qualche modo qualcuno ha fregato qualcun altro. Questi sono alcuni degli aspetti che abbiamo, dei concetti, delle convinzioni che pensiamo di Dio. Vi dico solo alcuni per sintetizzare la cosa, però per farvi capire che cos'è allora Dio. Dio è un'energia di amore creatrice e intelligente. Questo è il concetto di Dio. Va bene? Dio nella sua manifestazione, diciamo Dio, ma potete dare tutti i nomi che voi desiderate, non è importante, qualsiasi nome va bene, energia universale, energia di luce, datevi quello, cioè non è importante a esso, a lui o chi sia, non gliene frega niente, cioè ve lo dico apertamente. L'importante è che andiamo fuori dalle convinzioni mentali di che cos'è Dio, proprio perché alla fine tutto ciò di cui noi vediamo nel visibile e tutto
tutto ciò che esiste nell'invisibile ai nostri occhi, ma tutto ciò che sussiste anche nell'universo completo che non è alla nostra conoscenza, è Dio stesso in manifestazione. Per cui, Lui non ha una forma solo, ha centinaia, migliaia, stramiliardi di forme, va bene? E si sta manifestando in questo momento anche in me, ok? Io sono un'estrapolazione di Lui stesso. È come che dalla pasta madre venisse estrapolato un pezzo di pane, gli do la forma diversa uno dall'altra, ma la sostanza rimane quella. Va bene? Per cui tutto ciò che noi vediamo, sia che sia materia, cioè nel senso dalla terra, dal regno minerale, all'arrivare all'uomo, è Lui stesso. Per cui noi non siamo fuori da Dio, siamo all'interno di Dio stesso. E siamo la sua manifestazione. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo la sua stessa sostanza e potremmo, cioè, creare dei veri e propri miracoli. Potremmo autoguarirsi, potremmo creare l'abbondanza nella nostra vita, potremmo creare tutto ciò che vogliamo nel momento stesso in cui lo pensiamo. Però purtroppo nella nostra educazione anche educativa, sociale, sia anche religiosa, ci hanno invece fatto passare che siamo mancanti di qualcosa. Sempre mancanti di qualcosa, anzi, che se noi ci rivolgiamo anche a Dio in maniera così, che in cui sosteniamo di essere Dio, è una blasfemia. Invece per me la blasfemia è non riconoscere, perché vuol dire, è come rifiutare che mio padre sia mio padre. Va bene? Io invece nel momento in cui riconosco che mio padre è mio padre, lo esalto, gli do la giusta misura. Nel momento in cui lo rifiuto, è lì la negazione, cioè di sapere che Lui ha creato me. Ok? La cosa bella è che in questo amore, allora alla fine uno dice, Dio cosa vuole? Niente. Non vuole niente, perché è Lui stesso che si sta manifestando. Non ha bisogno di niente, non ha bisogno di preghiere, non ha bisogno di genuflessioni, non ha bisogno di qualcosa da parte dell'uomo. E questo destabilizza moltissime persone. Come? Dio non vuole niente? No. Perché dovrebbe volere qualcosa? Lui sussiste per se stesso, non ha bisogno di qualcosa, non è mancante di qualcosa, altrimenti non sarebbe Dio. E non ha certo creato l'uomo con libero arbitrio perché noi facciamo i soldatini ai suoi ordini. Altrimenti non ci avrebbe creato con libero arbitrio. Per cui non ci avrebbe creato con un'intelligenza, con una capacità di muoverci come vogliamo. Dio è un amore incondizionato. Cosa vuol dire amore incondizionato? Che noi non dobbiamo guadagnare il suo amore c'è e sussiste sempre, in qualsiasi condizione che noi siamo. Che noi siamo il serial killer terribile che ha ucciso 50 persone o che siamo la santa di Madre Teresa di Calcutta. Il suo amore è uguale, identico. E questa è una cosa che dà fastidio a molte persone, perché pensiamo sempre che noi dobbiamo guadagnare il paradiso in qualche modo. Non dobbiamo guadagnare niente perché il paradiso c'è per tutti. Va bene, questo posto di luce, questo io chiamo paradiso, ma per farvi capire, un posto di luce, di pace, di amore, c'è per tutti, non è che lo dobbiamo guadagnare. Di là dopo ci sono vari livelli di evoluzione dell'anima, ok? Però di per sé non esiste un inferno in cui Dio manda le persone, cioè le anime, così per torturarle perché si diverte. Ok, è come se si facesse del male verso se stessi. Scusi, l'hanno pensato tante righiere, sì, ecco. Prima di quello non c'era. Va bene, per cui voglio dire, è inutile che anche noi comunque pensiamo che sussiste queste cose, perché questo è un pensiero prettamente umano, perché abbiamo bisogno noi per dare una logica al perché mi devo sforzare a fare il bene. Va bene. E allora, siccome devo avere una motivazione perché mi devo sforzare a avere il bene, cioè fare il bene per cui guadagnarmi un paradiso, è privandomi o comunque mettendomi delle regole. Bene. Qual è la cosa che dà fastidio a molti è proprio questa, no? Cioè che io dico e sostengo, guardate che Dio ci lascia liberi completamente di fare tutto ciò che noi vogliamo. Possiamo fare il bene e il male, possiamo uccidere, possiamo amare la follia, qualsiasi cosa facciamo è giusto, ma è giusto per chi? È giusto per la nostra anima, cioè è la nostra anima che va in evoluzione, va bene? E tutte le nostre scelte le paghiamo in positivo e in negativo già su questa vita, che ci piaccia o no della cosa, va bene? Per cui il discorso è, io come essere sono stata creata libera, non devo guadagnarmi un paradiso. L'unica cosa che rimane per l'eternità e di cui sarò, diciamo, me lo sarà chiesto, è semplicemente l'amore che ho dato e ricevuto.
Nient'altro. Nel momento in cui io, l'amore cos'è? È una forza energetica tremenda, io dico tremenda nel senso meravigliosamente bella, no? Perché smuove tutto. Deve avere tre condizioni l'amore, che deve essere incondizionato, senza aspettativa. Nel momento in cui mi aspetto anche un grazie da qualcuno non è più amore, è aspettativa dell'ego, ok? Deve essere libero, per cui se io non mi sento in quel momento di amare una persona, sono libera anche di non amarla, per cui non ho una punizione da parte di Dio, va bene? E deve essere amato e ricevuto, perché? Perché se noi amiamo sempre è un'energia che ci scarichiamo, e se noi invece riceviamo sempre è un'energia che diventa egoistica. No, ci aspettiamo sempre dagli altri, per cui non ci muoviamo. Dare e ricevere vuol dire permettere il fluire dell'energia stessa, per cui diamo la possibilità all'energia di muoversi. Va bene? Allora, alcuni dicono, io do tanto, però non ho mai ricevuto nulla. E non è vero. Abbiamo anche ricevuto, abbiamo rifiutato di ricevere. Quante volte abbiamo detto di no quando qualcuno ci diceva, guarda, ti do una mano, vuoi un aiuto? No, faccio da... Poi noi donne, terribile, noi siamo Wonder Woman, voglio dire, sulle cose, no? Cioè sul fatto che abbiamo sempre tutto sotto controllo, noi siamo perfettamente sotto controllo su tutto. Non accettiamo, proprio per un fatto educativo, in cui ci hanno imposto in qualche modo che dobbiamo sempre occuparci degli altri, che se ci occupiamo di noi stessi vuol dire che siamo egoisti, va bene? Per cui ci siamo occupati, non so, dei figli, del marito, della carriera del marito e dopo magari della salute dei suoceri, dei genitori, eccetera, eccetera, arriviamo a un certo punto della vita che ci troviamo svuotate. Ma non è cattiveria da parte degli altri, è perché quando che comunque avevamo la possibilità di farci aiutare, l'abbiamo rifiutata anche noi consciamente. Quante volte magari, non so, gli hanno detto ti do una mano, assolutamente no, mi arrangio, perché dovevamo dimostrare agli altri che avevamo tutto sotto controllo e che eravamo all'altezza di tutto, no, della cosa. Invece il discorso è importante aprire, riaprire quella porta per far fluire l'amore, ma per far fluire anche dopo tutto il discorso dell'abbondanza di altre cose che entrano nella nostra vita. Bene. Come si fa? Allora, iniziate a dire grazie a qualsiasi persona che vi propone qualsiasi cosa, va bene? Ma incontri l'amica per strada e ti dice, guarda, ti offro un caffè, hai 5 minuti, ti offro un caffè. No, cominciare a discutere, ma no, te lo offro io, noi facciamo così di solito, no, guarda, te lo offro io. No, se la persona si è messa nella condizione che vuole offrirci qualcosa, vuol dire che lei in quel momento vuole emanare amore nei nostri confronti. Noi dobbiamo essere umili ad accettare il grazie, cioè ad accettare questa cosa che entra nella nostra vita in quel momento lì, va bene? Dopo è naturale che magari o un secondo momento, cioè, e siccome è un fluire, no? Un secondo momento potrei a mia volta darlo a qualcun altro il caffè, ma potrebbe essere anche in un'altra condizione, cioè magari non necessariamente il caffè, ma magari l'aiuto è portare la spesa della vicina in casa, capite? Perché quando che noi riceviamo amore, dopo siamo più aperti a riceverlo, a darlo agli altri. Se noi non riceviamo l'amore, non siamo aperti a darlo agli altri. Ed è fondamentale questa cosa qua. Per cui iniziate innanzitutto ad accettare qualsiasi forma, anche più semplice, di aiuto o comunque di dono da parte delle altre persone. Secondo aspetto, cercate di trovare degli spazi per voi gratificanti. Una passeggiata, una lettura tranquilla, un farvi un bagno rilassante, un andare in centro con l'amica a fare shopping o bersi un caffè, a fare quattro chiacchiere. Qualsiasi cosa che sia gratificante, che riservate tempo e spazio per voi. Amen. Perché? Perché vedete, quando che noi troviamo i nostri spazi che ci rigenerino, che ci danno comunque, è il nostro regalo per un atto d'amore verso noi stessi, dopo siamo disponibili verso gli altri. Cioè, se io vado, metti che vado, non so, a bere un caffè da un'amica, facciamo quattro chiacchiere, sto via anche un'ora, non è che ci voglia stare via tutta la settimana, voglio dire, no? Rientro a casa, mi trovo mio marito buttato sul divano e si sta guardando una partita di calcio. Ok, se io sono rilassata, mi sono concessa il mio tempo di amore verso me stessa, concedo il tempo di amore verso mio marito, verso se stesso. Amen. Ma se io sono frustrata e cattiva con il mondo e vedo mio marito che si permette di mettere i piedi sul divano, no? E che io ho da fare un sacco di cose,
non l'accetto, mi fa rabbia, mi dà fastidio, e allora lì l'attacco. Allora lì litighiamo, arriviamo a litigare. Comprendete che se noi siamo serene, se siamo tranquille, siamo noi che cambiamo rispetto al mondo. Non abbiamo bisogno che il mondo cambi perché noi siamo felici, ma siamo noi che cambiamo l'energia. Per cui è importante il ricevere e il dare che sia un fluire continuo. Va bene? Ed è fondamentale questa cosa qua. Ma ricordate di essere incondizionato. Se io faccio una cosa per aspettarmi un grazie da qualcuno, gli angeli dicono è meglio la persona egoista. Perché la persona egoista? Perché la persona egoista è veritiera. Non si nasconde dietro la parola amore. Non si nasconde dietro ai propri interessi personali. Va bene? Per cui o l'amore deve essere incondizionato. Se nel momento in cui mi offendo perché l'altra persona non riconosce quello che ho fatto, vuol dire che avevamo più è la rabbia, più vuol dire che avevamo un alto tasso di ego che era al massima potenza. Amen. Più mi arrabbio perché la persona non riconosce, quante volte diciamo non mi ha detto nemmeno grazie, ma ringrazia che non ti ha detto grazie, che impari a essere un po' umile, voglio dire, no. O se no, altrimenti vuol dire che tu l'avevi fatto con interesse. Allora prova a pensare per quale motivo l'hai fatto. Per detenere potere sulla persona? Perché comunque questa persona ti riconosca qualcosa? Questo moltissimo è anche nelle relazioni interpersonali, fra marito, moglie, fidanzati. Abbiamo sempre l'aspettativa. E se questa aspettativa non viene soddisfatta, ci arrabbiamo. Amen. Deve essere appunto incondizionato, ricordiamo, libero. Se io ho una giornata storta posso anche non dar niente, non importa, non siamo giudicati, va bene? È fondamentale che non c'è un giudizio divino sull'uomo. Continuo a battere su questa cosa qua, perché purtroppo ci portiamo sensi di colpa, paure, angosce inutili, perché non esiste, va bene? E deve essere appunto dato e ricevuto. Questo amore che diamo incondizionatamente, libero e dato ricevuto, sappiate che è l'unico elemento che noi portiamo nell'aldilà. Non ci sarà chiesto se abbiamo fallito, se siamo caduti, se siamo stati belli, brutti, intelligenti, poco intelligenti, se abbiamo studiato o non studiato, se abbiamo avuto 10 appartamenti o se eravamo vagabondi. Non ci viene chiesto niente di queste cose qua. Semplicemente portiamo di là l'amore. Ok? Perché alla fine della nostra giornata dovremmo pensare solo: quanto amore ho dato e ricevuto oggi? Non se sono riuscita ad arrivare agli obiettivi umani. Ok? Perché solo su quello saremo chiamati. Per cui se io porto di là 5% di amore, entrerò nell'evoluzione dell'anima del 5% in più. Se ne porterò di là 10, entrerò nell'evoluzione dell'anima del 10%, ma solo sulla base dell'amore. Per cui noi sulla Terra non abbiamo da dimostrare niente a nessuno. Perché non c'è niente da dimostrare. Dobbiamo imparare a rilassarci e godere della vita. È fondamentale godere della vita. Guai se non godiamo della vita. Ci togliamo. Quante persone vogliono rimanere nel dolore perché in qualche modo pensano che questa sia una cosa giusta? Tantissimi di noi. Che il dolore ci sia parte della nostra esistenza, c'è. Va bene? È inevitabile. Perché è inevitabile il dolore? Perché noi siamo a livello evolutivo molto basso ancora. Gli angeli ci dicono che noi siamo a livello dell'asilo, di bambini dell'asilo. Dovete pensare che il massimo è la laurea universitaria. Va bene? E io dico anche alla prima asilo, non neanche alla terza asilo, perché magari molti di noi pensano alla terza asilo. No, io vi porto ancora un po' più in giù. Ma non perché dobbiamo sentirci di meno o perché dobbiamo dire oddio, allora sono proprio... No, è proprio per invece di dire ok, ma siamo in cammino, arriveremo anche alla laurea, tranquilli, cioè, ma rilassiamoci un po', cioè non è che la laurea la dobbiamo averla domani, ok? Stiamo tranquilli. Il discorso è che questo livello evolutivo, se noi stessimo bene, sotto qualsiasi forma, che sia umana, che sia materiale, che sia di qualsiasi genere, non è per noi naturale amare. Va bene? A noi degli altri non ci interesserebbe niente. Saremmo, di per sé avremmo un lato egoistico di natura. Non è naturale per noi amare, eh? Per noi è uno sforzo amare. Okay? Qual è l'elemento che stimola l'amore? L'elemento che stimola l'amore è il dolore. Cioè, provate a guardare anche tutte le ONLUS, le associazioni che sono nate nel mondo.
sono nate e nascono semplicemente dopo un'esperienza di dolore, va bene, personale o familiare. Ok, io seguo moltissimo i gruppi di mutuo autoaiuto di genitori che sono morti i figli, e in quel caso lì sono nati da genitori che sono morti i figli, non nascono mica dei genitori che non sono morti i figli. Va bene? Questo vi estremizzo l'esempio, no? Cioè, quando noi sperimentiamo sulla nostra pelle un'esperienza, che può essere la morte di qualcuno, ma può essere una malattia, può essere una separazione, un tracollo finanziario, una qualsiasi cosa che vogliamo che sperimentiamo nella nostra pelle, nel momento in cui la viviamo, diventiamo consapevoli di chi sta vivendo o ha vissuto la stessa cosa che stiamo vivendo noi. E in quel momento non ci poniamo più come i maestrini della vita delle persone, va bene, come i buonisti, ma bensì ci mettiamo sotto un altro aspetto, perché ci mettiamo in accoglienza senza giudizio. Quante volte ci siamo morsicati la lingua dopo aver sperimentato una cosa che prima non avevamo capita? No, lo so, l'amica che ti viene a parlare, non so, della separazione col suo marito oppure col suo fidanzato e il dolore che stava provando, non potevamo capirlo fin tanto che non lo sperimentiamo sulla nostra pelle. Questo in tutte, uno dice, ma io sono sensibile. Sì, la cosa è una sensibilità, una cosa quando la viviamo sulla nostra pelle, sono due cose differenti. Perché quando lo vivo sulla mia pelle riesco a capire le emozioni, la fatica, il dolore, la rabbia e quant'altro, e tutti i meccanismi umani che ci sono. Quando che lo vive una persona esterna e non l'ho vissuto sulla mia pelle, noi dovremmo imparare ad entrare nelle vite degli altri un po' in punta di piedi. Perché? Perché dopo, quando viviamo noi, lì diventa la tragedia della vita, no? Lì allora ci accorgiamo, allora dici, cavoli, adesso capisco la mia amica che si è separata. Prima no, ma è naturale, ma non perché siamo cattivi, va bene, è proprio perché non siamo consapevoli. E l'amore nasce nel momento in cui, avendo sperimentato, accolgo gli altri con amore, cioè accolgo gli altri senza giudicarli, senza mettermi un gradino più alto degli altri, ma li accolgo con amore. E il dolore, che sia fisico, che sia morale, che sia di qualsiasi tipo, è la forza che ci permette di aprirci all'amore. Perché noi, quando stiamo bene, degli altri che muoiono di fame non ce ne frega niente. Chiaro? Posso fare una domanda? Certo. La malattia devastante che arriva in una persona giovane e che la porta alla morte. Lo dico di mia cugina, perché sono rimasta veramente colpita dolorosamente. Certo. È morta a luglio, si è ammalata a gennaio. Non si è potuto fare niente. Okay. Lei è sempre stata molto sorridente e sempre disponibile verso tutti, certo, nonostante la malattia. Si è sempre andata a fare, sapeva che non c'era speranza, però lo fa sempre avanti, sempre con amore. Veramente, e infatti, dalla sua morte sono nati 10.000 fiori. Addirittura adesso, il 19 di gennaio, ci sarà una raccolta fondi importantissima. Fantastico. Per fare un lavoro in Africa, per insegnare, per istituire una scuola, per un insegnante. Ma tantissime altre cose. Lettere. Si è mosso il mondo. È una cosa impressionante. Ci sono 500 persone al funerale. Una persona sconosciuta, nel senso che non era sui giornali. Sì. Però lei ha sofferto. Certo. Quest'anima, che cosa... Allora, noi dobbiamo pensare, noi quando veniamo, ci incarniamo, noi scriviamo un piano vitale, va bene? Cioè, nel senso, il piano vitale è come se scrivessimo una sceneggiatura per dopo mettere in atto qua nella Terra, va bene? E noi stiamo facendo il film e la sceneggiatura l'abbiamo scritta antecedente di venire sulla Terra. Abbiamo deciso di punti salienti, sì, perché siccome noi abbiamo un'evoluzione ancora bassa, in qualche modo il piano vitale è come se ci segnasse il percorso, ci segnasse la strada. Aspetta, però concludo il discorso prima. Allora, cosa succede? Succede che io come anima sento il bisogno, qual è la motivazione perché devo incarnarmi?
io mi incarno nel momento in cui sento l'esigenza come anima di fare un salto quantico per avvicinarmi sempre di più a questo uno, per entrare nella fusione con questo Dio completo. Va bene? Che cosa è che ci spinge? Un amore immenso. Io sono così innamorata di questa essenza, che è l'attrazione e la calamita che mi porta avanti, che sarei capace di fare qualsiasi cosa pur di arrivare. Sapete quando noi ci innamoriamo o ci siamo innamorati a prima volta, no? La prima volta, che è proprio quella più forte, dico, no, emotivamente, è quella che ti fa battere il cuore alla milionesima potenza, no? Cioè, nel senso che è fortissimo, che ti fa fare delle cose assurde. Io mi ricordo che facevo 50-60 chilometri per trovare il mio fidanzato per un'ora, cioè, dico, per me era una cosa assurda a quel tempo. Dovete pensare che ho 50 anni, per cui portate a 18-20 anni come età, no? Fate qualsiasi cosa, ecco, siamo disposti a tutto per fare un salto quantico come anima, per raggiungere questo uno in modo più veloce. Perché? Perché la Terra, rispetto all'evoluzione, quando che siamo più alti, ha una contrapposizione del bene e del male, del caldo e del freddo, dell'alto e del basso, che è molto separata, va bene? È molto chiara in qualche modo. La Terra è uno dei nostri Luna Park più divertenti, perché quando che arriveremo a evoluzioni più alte, il passaggio, cioè l'essere sulla Terra, comunque l'essere su un altro pianeta, di vibrazioni più alte, e l'essere nel mondo dell'aldilà, non ci sono tante differenze, perché è già spontaneo l'amore, non ci sono bisogno di ospedali, non c'è bisogno della proprietà, non c'è bisogno, cioè, e viviamo già, diciamo, in qualche modo in un amore collettivo, va bene? Qua sulla Terra non abbiamo l'amore collettivo, noi viviamo ancora nella separazione delle cose, per cui cosa accade? Accade che proprio questa estremità dell'esperienza per noi anime è molto stimolante, va bene? Ma cosa succede? Succede che quello che io faccio in 70 anni, in 10 anni, in 5 anni qua sulla Terra, di là mi ci vuole magari 700 anni, va bene? Ve lo dico così, in maniera per farvi capire il concetto, non è proprio così, ma è farvi capire un po' il concetto. Per cui quello che io scelgo di fare in 10 anni sulla Terra, o in 40 anni sulla Terra, o in 70 anni sulla Terra, mi ci vuole diciamo un'eternità, moltissimi anni di là. Perché l'anima comunque prosegue nel mondo dell'aldilà, chiaro? Non è che stia statica e ferma, va bene? Semplicemente l'incarnazione ci permette di fare i salti quantici veloci. Vabbè, quando che decido, ed è l'anima libera di decidere, non c'è un Dio che ci impone, non c'è un Dio che mi manda sulla Terra come senso di, come si dice, di castigo, perché devo scontare qualche pena, vabbè. L'anima decide, nel momento in cui decide, stila un piano vitale. Il piano vitale che cos'è? È praticamente ciò che noi vogliamo sperimentare sulla Terra. Cioè decidiamo che ruolo vogliamo avere, cosa vogliamo sperimentare, e una delle cose che noi scegliamo è proprio il dolore, va bene? Per cui, par strano, ma sono proprio quando vi capitano le cose fra capo e collo, fa parte del piano vitale. Cioè quando vi succedono quelle cose improvvise, la morte di una persona è una cosa che capita fra capo e collo, no? Cioè nel senso, non è che mi aspettavo o che l'ho calcolata in questo momento, però capita una malattia improvvisa. Ok? Ci capita fra capo e collo. Per cui tutte quelle cose che capitano fra capo e collo sono decisioni prese nel mondo dell'aldilà. Ma queste possono essere cose anche belle. Mi innamoro improvvisamente di una persona che non sai il motivo, non ti dà il motivo. Perché ti sei innamorato proprio di quella persona? Se io penso che io mi sono innamorata di mio marito guardandogli una fotografia, cioè voglio dire, è escluso in quel momento tutte le altre chance, no, dico vicino, eppure c'è stato qualcosa che ti attirava di quella persona, che ti ha portato verso quella persona, a incontrarla o a vederla o appunto dopo eventualmente fare le scelte insieme. Però cosa succede? Succede che mentre le cose belle non pensiamo che facciano parte in qualche modo del piano vitale, quando che ci troviamo ad affrontare le cose meno belle, no, ok, lì ci scuote parecchio. Perché? Perché come vi ho detto, noi
l'unico modo per scuotere l'anima è proprio il dolore, cioè l'unico modo per portarla all'amore, perché diventi amore, perché stimoli l'amore nell'umanità o comunque intorno a noi. Come hai detto, mia cugina, cioè la morte di mia cugina ha portato a tutta una serie di movimenti, va bene, che non ci sarebbero stati se tua cugina non moriva. Assolutamente. Hai capito? Sì, sì. Cioè, è stato, lei si è prestata come mezzo perché, per portare qualcosa su questa terra di diverso, hai capito? Che non ci sarebbe stata se non avesse dato parte a questo meraviglioso gioco. Sì, ma ha cambiato anche me. Ma credo, credo. Ma se non voglio più rimandare niente a domani. Una cosa la devo dire, la dico. Non voglio più rimandare niente, perché potrebbe non esserci davvero la vera possibilità. Ma io sono d'accordo. E quella cosa mi rimane dentro per tutta la vita dopo. Ma non si riprospetterà mai quel momento. No, non si riprospetterà. E ho deciso per che mai più, mai poi. È per quello che alle persone dico, vivete il presente assolutamente, pienamente. Qui ed ora davvero. Pienamente, perché dopo, domani nunc, tutto può cambiare. Romani, hic et nunc. Sì, qui ed ora. È vero. Ed è fondamentale, per cui noi stiliamo questo piano vitale, mandiamo, viene scremato, ve lo dico, che noi arriviamo sulla terra già scremato, per cui che non mi venite a dire ho scelto allora una vita difficile, l'hai scelta, ma pensati che sei già venuto giù con una buona scrematura su, su quel piano vitale lì. Quando che ci viene scremato da esseri superiori a noi, con delle sapienze, delle capacità particolari, praticamente noi mandiamo alle altre anime il fatto che noi ci vogliamo incarnarci, chi vuole partecipare al nostro piano vitale, che è naturale che va a intersecarsi dopo con i piani vitali di chi partecipa, per cui alla fine noi abbiamo deciso il ruolo, va bene, ma non abbiamo deciso l'anima che deve venire, per cui i nostri figli hanno scelto noi e noi abbiamo scelto a nostra volta i nostri genitori. Ed erano perfetti per quello che abbiamo scelto di fare. Perché potremmo avere avuto dei genitori deficienti, scusate la parola, ok? Perché tanti mali si lamentano dei genitori, ma invece dico, è stata la scelta perfetta per noi. Va bene? Per quello che dovevamo portare avanti nella vita. Per quello che era l'esperienza che l'anima doveva fare. Perché anche i genitori ci stimolano a cosa? A portarci all'amore. Anche se avevamo genitori alcolizzati, che ci hanno bastonato, che ci hanno aiutato a portare, se noi abbiamo la capacità, perché adesso vi spiego un attimo il discorso della libera scelta, se noi abbiamo scelto di perdonare, ci hanno insegnato a perdonare. Ho anche la scelta però di tenere il rancore per tutta la vita. Dipende, quella lì è una mia libera scelta. Non è facile, perché pensare che noi abbiamo scelto i nostri genitori o abbiamo scelto determinate cose o fatti della nostra vita, non è facile perché viviamo sempre la vita come vittimismo, no? La colpa è sempre degli altri. È facile incolpare i genitori, è facile incolpare i vicini o i politici o la moglie o il marito o i figli per la condizione in cui viviamo nella nostra vita. Ma abbiamo scelto noi. E quando pensiamo di aver scelto noi, allora ci poniamo in modo diverso rispetto alla vita. Ma non ci poniamo più come vittime, ma come creatori artefici della cosa. E allora ci muoviamo in modo differente per risolvere la situazione. Cambiare i punti di vista, cioè cambiare la prospettiva delle cose, cambia totalmente dopo lo sguardo sulla vita. Va bene? Cioè, se io penso appunto che ho scelto il mio genitore, che magari, non so, era alcolizzato, adesso faccio esempi, no, spero di non puntare magari su qualcuno, ma che era magari alcolizzato e che prendevo tante botte da mio padre o da mia madre, va bene, per questa cosa qua. Allora io ho scelto quell'esperienza lì, cioè di vivere con quei genitori lì, perché mi portassero a cosa? La consapevolezza di essere in grado anche di perdonare, di essere amore anche in quella condizione lì. Però abbiamo anche la libera scelta di trattenere il dolore, trattenere il rancore fino all'ultimo giorno della nostra vita. Per cui la scelta libera è nel momento in cui noi stiamo attraversando una strettoia, a quella strettoia come voglio fare che diventi o amore o rabbia. Io lo vedo moltissimi genitori che muoiono i figli. No, davanti alla morte del proprio figlio non penso che un dolore sia maggiore di un altro, è sempre un dolore di una morte di un figlio. Va bene?
però vedo l'ambivalenza delle cose, vedo genitori che riescono a superare, no a superare, a far sì che il dolore diventi comunque una forza magari per altre persone e anche un punto forza per la loro vita, come altrettanto vedo genitori che hanno rabbia a morte con qualsiasi cosa che gli si gira intorno. Va bene? Per cui uno, i genitori, non è che i genitori che riprendono la loro vita in mano vuol dire che hanno meno dolore di quelli che stanno piangendo ogni momento la morte di un figlio, va bene? Ma semplicemente hanno scelto. Noi abbiamo la possibilità di scegliere quando stiamo affrontando un dolore, o in qualche modo trasformarlo in amore, o trattenerlo e portare avanti rancore, rabbia o quant'altro. Ricordiamoci però che siccome noi siamo venuti con un piano vitale in cui ogni punto ostacolo permette all'anima di fare un salto quantico, cioè come se magari la morte di un figlio faccia, non so, vi faccio un esempio stupido, dal 5 al 10%, ok? Un tracollo economico mi porta dal 10 al 15%, cioè ho scelto ogni punto di evoluzione. Cosa succede nel momento in cui io non lo faccio diventare amore, che è l'unica motivazione per cui sono venuto in vita, non lo trasformo in amore, quella cosa lì, cosa accade? Accade che la mia anima rimane ferma nell'evoluzione. Per cui io ho scelto dal 5 al 10, mi sono trattenuta nel dolore, nel rancore, nella rabbia, quel 5 e 10 non evolvo, rimango al 5. Va bene, per poi ripetere, un'altra volta la cosa, magari una prossima vita, finché non diventi amore. Per cui è meglio che impariamo prima a far diventare ogni ostacolo un punto fermo per diventare amore per gli altri, per accogliere amore e anche per farlo diventare amore, altrimenti sappiate che vanifichiamo quell'esperienza lì. E vanifichiamo cosa? Anche la morte della persona, in questo caso qua. Perché l'altra persona si è prestata a te, all'evoluzione della tua anima. Va bene? Per cui è un lavoro meraviglioso di collaborazione di cui noi possiamo farlo diventare una forza nella nostra vita. Per portarci di là, come ho detto, il pacchettino dell'amore. E in base al pacchettino dell'amore evolviamo la nostra anima. Sembra... E alla fine non è così difficile comprendere, semplicemente la nostra difficoltà è cambiare la prospettiva della cosa, perché mentre prima viviamo da vittime, qua non viviamo più da vittime, l'ho scelto io, se l'ho scelto io cosa mi deve portare? Quando io ho pubblicato il libro, voi dovete pensare che io prima della pubblicazione del libro, sia io che mio marito eravamo molto ferventi e cattolici all'interno della Chiesa. Bene. Per cui tutto quello che riguardava impegni sociali eravamo sempre in primo piano, ma per scelta, perché appunto avendo tre figli era un discorso di coerenza per noi, no? Cioè il fatto di educare i nostri figli su un discorso religioso era anche proprio portando l'esempio ai figli che anche i genitori si impegnavano all'interno di qualcosa di che credevano. Cosa è successo? È successo che nel momento in cui, per cui vi dico, tra lettura in chiesa e canto e catechismo, abbiamo fatto 18 anni preparazione ai fidanzati al matrimonio, eccetera, eccetera, eravamo parecchio impegnati, non eravamo una sera libera. Cosa è successo? Che quando io ho pubblicato il libro in un paese piccolo, perché io abito in un paese di circa 7.000 abitanti, ma io sono anche una frazione di questo paese di 1.000 abitanti, si sono schierate le parti in maniera molto forte, no? Cioè quelli pro e quelli contro di me. Va bene? E purtroppo quando fai parte della Chiesa, se non sei all'interno della Chiesa come ti vogliono loro, sei fuori dalla Chiesa comunque. Per cui io dalla pecora bianca sono passata improvvisamente a una pecora nera. Va bene? Naturalmente, al di là di tutto un discorso umano, perché appunto lettere minatorie, telefonate di notte, quelli che ti dicono che non puoi più entrare in chiesa, le uova sul cancello, cioè
di tutto e non vi sto a dire dopo altri particolari, ma al di là di questo, l'aspetto più importante era che io avevo davanti a me la figura portante che era il prete, che abbiamo lavorato più di 16 anni insieme con questo prete, che mi è venuto contro, senza dirmi neanche una spiegazione o chiedere una spiegazione o dirmi ma che cazzata hai fatto, ok? Per cui la cosa non è stata fa di facile gestione. Perché c'è stato un periodo che veramente dovevo mantenere la calma per non fare spada contro spada, perché altrimenti non avrebbe portato niente di buono da nessuna, da in entrambi le parti. Nel frattempo era venuto fuori anche un articolo sul giornale locale, sul giornale di Vicenza, vabbè, e lì tutta una serie di cose. Allora, dall'aspetto, allora, se io guardavo solo come vittima, avrei avuto ragione di mantenere la rabbia e il rancore nei confronti del mio prete. Amen. Anzi, sarei stata anche giustificata agli occhi degli altri. Con tutto quello che ha passato, è giusto che lei sia arrabbiata. Amen. Perché mi giustificavo. Giustificavo anche la mia parte egoica. Perché alla fine la mia parte egoica l'alimentavo dicendo ho ragione, per cui è giusto che io sia arrabbiata con lui. Ed è giusto che se mi capita la prima occasione mi vendico con lui. Amen. Allora, invece, proprio per in funzione di quello che espongo anche nel libro, ma anche voglio dire, ho detto: ma che coerenza c'è in queste cose qua? Vabbè. Per cui, prima ho fatto tutto il passaggio del perdono umano, che c'è tutta una serie di passaggi, diciamo, fra virgolette, di tecniche che ognuno di noi può acquisire. Però dovevo fare il passaggio di un perdono divino, che non è tanto che Dio perdona, ma quanto io entro nella capacità della conoscenza spirituale in modo tale da portarlo a livello umano. Allora, se io lo guardavo che nel mondo dell'aldilà io avevo scelto nel mio libro, nel mio piano vitale, di fare l'esperienza, di pubblicare un libro e che tutta la cosa venisse contro di me in qualche modo, va bene? E io ho chiesto a chi faceva il prete, cioè a chi faceva il prete che sarebbe che aveva il ruolo nella terra, io ho chiesto io stesso a Don Giacomo: guarda, Don Giacomo, vieni incontro, cioè devi venirmi incontro, ma in una maniera pazzesca, mi devi proprio tagliare le gambe. Sicuramente nel mondo dell'aldilà lui avrà detto: ma stai scherzando, ma io non mi permetterò mai perché di là siamo amore. Cioè, per cui non facciamo intenzionalmente del male, va bene? Beh, il fatto che io mi sono accordata con lui, che lui mi venisse contro, va bene? Alla fine, cos'è che succede? Succede che, no, allora dicendo questo a lui, è l'unico, io gli dico, è l'unico modo per cui, grazie che se mi vieni contro, posso scoprire degli aspetti di me stessa che non avrei mai scoperti prima, cioè che non potrei scoprire prima. Per cui nel momento che lui mi è venuto contro, mi ha tirato fuori degli aspetti di fede, di capacità, di coraggio, di determinazione che c'erano dentro di me, perché noi siamo essenza di Dio, per cui ci sono tutti questi elementi qua, ma non siamo consapevoli che ci siano. Siamo consapevoli quando c'è qualcuno che ce li stimola. Va bene? Per cui al mio prete io non sono più la vittima lui, sua, ma bensì io sono il carnefice suo. Perché sono stata io tramite il libro a provocare una reazione tale che mi venisse contro perché io scoprissi qualcosa che non ero consapevole di avere. Per cui capite che alla fine non c'è un discorso, non ci sarebbe neanche un discorso di vittima e carnefice, perché sicuramente io gli avrò stimolato delle cose che a sua volta gli ha portato a fare delle scelte, va bene? Per cui è un gioco meraviglioso tra ruoli, va bene? Per scoprire entrambi, o scoprire con più persone se la cosa è più collettiva, se la cosa può essere familiare, dopo più collettiva, eccetera, perché sicuramente ha stimolato anche l'interno del paese persone sull'aspetto della fede o su altre cose che non avrebbero scoperto, non avrebbero visto se fossero state nella tranquillità della situazione familiare o sociale normale. Va bene? Per cui se io entro in questo meccanismo qua, a livello divino, non posso più avercela contro il prete, non posso più avere rabbia. Allora entro nel perdono. E ora entro nel discorso che faceva Gesù: amate i vostri nemici e pregate per loro. Senti, Salmo 138 inizia: tu mi scruti, tu mi conosci. A un certo punto c'è scritto: mentre venivo forma venivano formate le ossa del grembo di mia madre,
era già scritto il libro della vita. Ah, sì. Questo salmo non lo leggono mai in chiesa, perché io non l'ho mai sentito, l'ho scoperto leggendo i salmi di Davide, tutti. Questo mi ha sconvolto, ho detto, caspita, ma questo è il destino, cioè io ho scritto già quello che volevo, le cose importanti. Guarda veramente. Che se tu guardi anche però se negano, le cose più importanti, tutto. Io stacco il è il salmo di Davide, cioè nella ma Bibbia. Se tu guardi anche, io dico sempre, ma se noi guardiamo anche il discorso, per esempio, di Gesù, se noi guardiamo la vita, cioè è grazie a Giuda che Gesù si è esaltato, sì, per sì. Cui Giuda è un carnefice o una vittima? Avete capito cosa che voglio dire? È stato uno sicuramente collaborazione uno con l'altro, sì, sì. Però dobbiamo pensare che alla fine, cioè se c'è, ci sono certe vite, che facciamo certe vite, che sperimentiamo certe cose, grazie anche alle altre persone. Per cui noi, se vogliamo veramente essere liberi, dobbiamo entrare nel perdono, cioè lasciare che la cosa sia stata ed è stata perfetta. E il perdono non è un fatto solo di perdonare l'altra persona, è un fatto di liberarsi noi da un peso enorme, perché alla fine non perdonare è una sofferenza immane ed è una sofferenza forte che ci portiamo avanti per tutti gli anni che vogliamo portarci avanti. È che fin quando non perdoniamo una piccola cosa vada anche bene, cioè diciamo tutto sommato non è così essenziale, ma quando comincia a essere 2, 3, 5, 10 non perdoni, è come metterci delle palle ai piedi, non camminiamo più. Per cui non è, io dico sempre, vale, voi potete, noi possiamo andare in giro per il mondo, fare tutti i pellegrinaggi a Medjugorje che vogliamo, possiamo andare da qualsiasi guru, da qualsiasi maestro, ma se noi non sappiamo perdonare e abbiamo l'animo e abbiamo un cuore pieno di rancore e rabbia, sappiate che non possiamo mai trovare pace, mai, perché dentro al cuore o ci sta l'amore o ci sta il non perdono. Per cui non ci può stare tutti e due nello stesso momento, perché la vibrazione dell'amore e la vibrazione del non perdono sono due vibrazioni totalmente diverse. Per cui o noi siamo nell'amore, abbiamo una vibrazione che esce da noi, infatti ci sono persone che noi attiriamo perché si sentono in qualche modo amate, accolte, accettate e stanno bene e dicono ah, con te, quando sono con te è una meraviglia, no? Oppure all'incontrario, che comunque noi sentiamo subito se una persona è piena di rabbia e di rancore, anche senza che ci guardi. La sentiamo anche per strada. È vero? Perché la sentiamo? Perché noi siamo in vibrazione, cioè l'anima è un'energia in vibrazione. Amen. E questa energia la emaniamo continuamente. Cambiamo il livello vibrazionale man mano che il nostro stato dell'ego incide più o meno su quello che è la nostra energia. Va bene, volevo portarvi un altro, scusate che ora è, tanto per, non voglio perdermi, portarvi via tempo ulteriore. Se volete sedervi, cioè ci sono, se senza che state in piedi per nulla, non è che dovete pagare niente, almeno così sentite seduti è molto meglio. Allora, ritorniamo un attimo al discorso appunto delle nostre scelte, cioè lasciamo adesso un attimo il piano vitale da parte, va bene? Però è importante comprendere che noi, come ho detto, quando affrontiamo un problema nella nostra vita, quando affrontiamo qualsiasi situazione che non è gradevole, noi abbiamo la possibilità di scegliere, no? Nel caso di una cosa improvvisa che fa parte del piano vitale, possiamo scegliere di farlo diventare amore oppure di non farlo diventare amore. Amen. Però in moltissime cose della nostra vita scegliamo. Allora, è fondamentale, una delle cose che vi ho detto all'inizio è proprio quella di uscire da qualsiasi schema mentale, va bene? Di uscire da qualsiasi forma di concetto della nostra mente in cui tutto ciò che esce dal schema mentale diventa il nostro nemico. Questo per farvi capire che noi dovremmo teoricamente, non siete obbligati, ma dovremmo teoricamente sganciarci anche da qualsiasi ideologia politica o religiosa. Perché? Perché alla fine ci porta delle guerre, va bene? E perché dovete imparare a lavorare sulla propria coscienza. Faccio un esempio, solo per farvi capire il concetto. Quando un bambino è piccolo, diamo noi al bambino la nostra,
la nostra dirittura morale, no? La nostra coscienza. La diamo al bambino, gli diciamo se è bene e se è male fare una cosa. E se si comporta male, cosa facciamo? Lo puniamo. Amen. Cosa vuol dire? Vuol dire che le persone che in qualche modo hanno bisogno di una coscienza esterna, hanno bisogno di avere sempre un leader che li conduca. Per cui se il leader gli dice fai A, faranno A. Se gli dice fai B, faranno B. Per cui più il leader porrà delle limiti e più loro si sottoporranno ai limiti. Amen. Quando un ragazzo dopo diventa ragazzo, quando un bambino diventa ragazzo, cosa accade? Accade che tu a un certo punto come genitore devi lasciare che faccia l'esperienza che deve fare. Amen. Confidando in cosa? Confidando che quello che ha imparato in qualche modo esca al momento opportuno quando è in una situazione non piacevole. Amen. Che faccia delle scelte con coscienza. Fare delle scelte con coscienza vuol dire io lancio il sasso e faccio vedere la mano. Per cui molto più difficile. Mentre quando sono bambino posso dire ma è stata la mamma che me l'ha detto, ma è stato il papà che me l'ha detto, me l'ha detto Papa Francesco, ma me l'ha detto la Madonna in Međugorje, ma me l'ha detto Pinco Pallino. Questa è una coscienza esterna. Non sto dentro a delle regole, che queste regole in qualche modo mi fa sentire al sicuro. Va bene? Lo dicevano anche i seguaci di Hitler. Me l'ha detto. Va bene? Cosa fa sì? Fa sì che comunque il rischio è sempre che chi va al potere detiene dopo potere su di noi. Per cui adesso perché è Papa Francesco, se sale un altro Ratzinger, nessuno va più in chiesa. Ok? Andiamo a simpatie e andiamo a Madonne. Non è che voglio dire andiamo contro questo, va benissimo? Cioè anch'io sono andata a fare pellegrinaggio a Međugorje, però l'ho fatto con un certo tipo di pormi davanti alla cosa, no? Qual è la cosa difficile? È diventare grandi nella coscienza lavorando su se stessi, perché vuol dire che io lancio il sasso, faccio vedere la mano e mi pago le conseguenze, qualsiasi sia le conseguenze, che siano religiosi, civili, morali o di quant'altro. Faccio un esempio: il papà di Luana è in grado. Sapete quello che aveva staccato la spina alla macchina artificiale che aveva la figlia in coma da anni. Amen. Lui poteva tranquillamente fare una cosa non pubblica, perché ci sono medici accondiscendenti sotto questo aspetto qua. Diciamolo, insomma, cioè non era per prima volta. No. Poteva fare una cosa personale, privata. Amen. Cosa ha fatto lui? Lui ha fatto una cosa pubblica e l'ha fatta. Primo, assumendosi la responsabilità fin fondo, tanto che l'ha pagata a livello di tribunale, giusto? È stato comunque denunciato, è andato in tribunale, eccetera. Secondo aspetto, ha provocato una situazione sociale, perché comunque mai come in quel periodo lì si discuteva cosa biologico, testamento biologico o quant'altro, va bene? È stato giusto farlo o non è stato giusto farlo? È stato giusto farlo o non è stato giusto farlo? Lo può rispondere solo lui. O lo può rispondere chi ha fatto la stessa esperienza che ha fatto lui. Va bene? Per cui la coscienza personale si acquisisce, la coscienza personale si acquisisce nel momento in cui noi viviamo l'esperienza e ne assumiamo tutte le responsabilità di quell'esperienza senza delegare le nostre responsabilità alla colpa di genitori di Tizio, Caio e Sempronio. È molto difficile, è molto liberatorio, ma è molto difficile. Liberatorio perché non siamo più in balia di come gira il vento e di chi fa girare il vento, va bene? Però e questo è liberatorio. Ed è difficile però perché? Perché dobbiamo sempre rimanere fermi e stabili sulle nostre scelte, cioè non farci condizionare da quello che dicono, pensano, dal giudizio altrui. È molto più difficile, è molto più facile delle volte stare nella massa. Perché la massa ci fa sentire sicuro, perché la massa ci dice comunque che siamo protetti, che andiamo per la strada giusta, va bene? Essere contro la massa è molto difficile. Essere contro la massa vuol dire fare un po' la voce fuori dal coro, ma con questo non vuol dire che io devo lottare. È il discorso che io non devo lottare,
Invece noi pensiamo che dobbiamo lottare per essere fuori dalla massa. Si può essere fuori dalla massa senza necessariamente lottare, perché noi entriamo nell'accoglienza dell'altra persona. È difficile, sembra una contraddizione, ma non è una contraddizione. Perché adesso vi faccio fare un altro passaggio e dopo concludiamo. Ci sarebbero tante cose. Domanda sul suicidio. Sì. Parla, ecco, se puoi accennare. Sì, va bene. Allora, un attimo che riprendo il discorso. Noi dobbiamo pensare che che noi abbiamo un navigatore meraviglioso che è l'anima. Bene, questo navigatore è l'essenza di Dio, cioè sussiste l'essenza di Dio. Bene. Noi sappiamo benissimo all'interno della nostra anima quando facciamo bene e facciamo male. La parte mentale magari ce la può raccontare, ci tira fuori delle scuse, la parte mentale, no? Cioè, per tipo, ma se mi sono arrabbiata è perché l'altro mi ha provocato. Questa è la parte mentale che giustifica. La parte dell'anima invece ti fa semplicemente capire, comprendere, tramite un'emozione, va bene, se la cosa è giusta o no. Quando la cosa non è giusta ti stride dentro di noi, va bene? Che ci piaccia o no, c'è. Quando una cosa invece è giusta, abbiamo un moto di gioia. Abbiamo un moto, come io dico, una capriola dell'anima, no? C'è la sensazione di dire, sì, è questa la strada, e questo ho fatto giusto, va bene? C'è queste emozioni che ci sono dentro di noi, ma l'anima non è che giudica le situazioni. Ti dice solo come sei nella strada giusta o sei nella strada sbagliata. Il tuo comportamento può essere giusto o può essere sbagliato, va bene? Dopo, se tu come parte mentale egoica vuoi lavorare in un altro modo, vuoi comportarti in un altro modo, sei libero di farlo, ok? L'anima però cos'è che fa? Ogni anima, cioè ognuno di noi ha questo navigatore, risponderà però al bene e al male dietro all'evoluzione che ha la persona, va bene? Per cui non è detto che quello che per me è bene sia bene per un'altra persona. Perché l'altra persona, se ha un livello inferiore di evoluzione, deve sperimentare delle cose che lui pensa che magari il male che per me è male, per lui può essere un bene. Va bene? Per cui automaticamente cosa accade? Accade che le azioni delle persone possono essere totalmente diverse davanti al stesso fatto, davanti alla stessa esperienza. Va bene, ci siamo. Cosa comporta questo? Comporta però, la cosa meravigliosa per me però, comporta il rispetto dell'anima. Cioè, se io rispetto la mia anima e seguo le sensazioni, le emozioni che mi dà, mi porta per la strada che, per cui sono venuta su questa terra e per cui devo sperimentare certe cose, e rispetto me, imparo a rispettare anche la funzione, il comportamento dell'altra persona, perché so perfettamente che sta rispondendo a quello che è il navigatore della sua anima. Comprendete? Vi faccio un esempio stupido, ma solo per renderlo concreto, no? Allora, se io vado, per esempio, a, non so, un centro commerciale a comprarmi un vestito, ho bisogno di un vestito. Vado in centro commerciale, vado anche con un'amica, no? Le dico, vieni, perché così ci facciamo compagnia, così mi incoraggi a vedere quello che è giusto per me, ok? Mi trovo davanti un vestito, non so, rosso, un vestito bianco. Allora, la parte mentale cosa fa? La parte mentale inizia subito a fare una lista, no? Comincia subito a dire, allora, il 50% di scelta è solo per i soldi. Per cui guardiamo subito, la prima cosa è guardiamo il cartellino, no? Per cui se il vestito rosso costa 50 euro e il vestito bianco costa 100, già siamo sul vestito rosso. No, 50% della scelta è lì, ok? Dopo cominciamo la mente comincia a elencare tutta una serie di cose, non so, la forma, non so, il tipo, il tessuto, eccetera, eccetera, va bene? Però sentite che il rosso non vi aggrada, lo sentite? Va bene, ve lo mettete anche su e non vi aggrada. La vostra amica però è anche la vostra amica, vi dice, ma che bella, che bene che stai col vestito rosso. Però non vi va. Allora, ci sono due alternative. O dite alla vostra amica, guarda, prova quello rosso, sicuramente ti va bene a te. Perché? Perché la tua amica probabilmente, la sua anima sta dicendo che il rosso gli aggrada. Non perché lo vede addosso a te, ma perché gli aggrada a lei nella sua mente. Va bene? Oppure c'è l'alternativa che è quello che dico, beh dai, compro il rosso,
Però cosa va a finire? Che per compiacere la mia amica e per compiacere i miei soldi, va bene? Quel vestito lo porto una volta, dopo va in fondo all'armadio. E quei 50 euro là li ho buttati. Quando che spendendo altri 50, prendevo il vestito bianco e lo sfruttavo finché aveva le toppe. Non è mica vero che succede così. Io ho una meravigliosa camicia verde smeraldo, bellissima, fantastica. Sono andata a prendere una camicia e ho fatto la sfortuna di portarmi dietro mio marito. Avevo bisogno di una camicia e mi fa dopo un certo punto, guarda, fa, invece prendetene una, prendetene anche un'altra, va bene? Allora, generoso, no, è la cosa. E lui gli piaceva, mi vedeva bene con questa camicia col verde smeraldo, bellissima, cioè veramente bella. Sappiate che quella camicia l'ho portata 2 ore per un matrimonio, ho finito il matrimonio, sono andata diretta a casa, mi sono messa sull'altra camicia che era magari più andante, ma perché mi sentivo a disagio. Mi sentivo a disagio, quella camicia ce l'ho nell'armadio e monito che ogni volta che devo andare via da sola. Ok? Perché se no mi sono influenzata dagli altri. Ok? Per cui scelgo quello che voglio io, quello che mi sento che addosso mi sento a mio agio. Anche se per gli altri non è così, va bene? Ma non importa il giudizio altrui, importa che io mi senta bene quando che sono in mezzo agli altri, o che mi senta femminile, che mi senta che mi piaccio, che mi senta che sono a mio agio con me stessa, in qualsiasi situazione che io mi posso trovare, in qualsiasi contesto. Se io capisco questa cosa di me e rispetto questa cosa di me, di cosa mi detta la mia anima, e capisco che la mia amica invece rispetta quello che è il sentire della sua anima, non dobbiamo più fare guerra. Possiamo benissimo convivere. Non andiamo più a giudicare, ma accolgo, anzi, mi piace la diversità, perché non avrò il vestito che avrà lei, ma avrà un vestito rosso invece di bianco. Capite cosa che voglio dire? Ascoltarsi. Ma io giudicare gli altri, questo non, però come si fa ad accettare una persona che uccide un'altra persona? Accettare, se tu accetti il piano vitale che l'altra persona può aver compiuto. Perché alla fine, quando è dura questa, perché è dura, no, è dura, però guarda, ci sono delle anime anche molto più evolute di noi che si prestano a essere le vittime delle situazioni, oppure ad essere proprio dei carnefici. Cioè, ci sono delle anime evolute in cui, se io devo scoprire, faccio porto un esempio anche stupido, però voglio farti capire il concetto. Allora, non è detto che un'anima, cioè una persona che si comporta male, necessariamente è una persona che ha un'anima poco evoluta. Ok? Chiaro questo? Sì, non si può distinguere in terra chi è più o meno evoluto. Perché dipende da cosa? Da cosa scegliamo nell'esperienza terrena. Ci sono delle anime molto più evolute di noi che si prestano a essere anche ad uccidere oppure a malmenare una persona. Va bene? Allora, io decido che vengo su questa terra e devo scoprire di amare me stessa. Amare me stessa vuol dire che devo riuscire a andare contro, cioè come si dice, a ribellarmi a qualcosa che l'altro produce. Va bene? Cosa succede? Io scelgo l'esperienza di essere vittima di un carnefice che mi malmena. Va bene? Per cui di un marito violento. Un marito che non mi apprezza, non mi ama, può essere, e ve lo dico, delle anime più evolute che si prestano a questo, per cui possono prestarsi ad essere il marito che le malmina. Perché? Perché riesca la persona che è la vittima, fra virgolette, a prendere la consapevolezza e a ribellarsi alla situazione proprio per amore verso se stessa, per scoprire l'amore verso se stessa. Va bene? Per cui non è detto che il carnefice possa essere un'anima di bassa evoluzione, può essere anche un'anima che si presta a essere di alta evoluzione. È faticoso comprendere ed è faticoso ad accettare, però sappiate che tutto quello che noi vediamo negli altri, in qualche modo, se noi abbiamo, per esempio, se per me è valido avere una struttura morale in cui, per esempio, ha valore la vita, va bene? Non è che l'abbiamo acquisito perché siamo bravi, va bene?
ma l'abbiamo acquisito perché abbiamo fatto delle vite precedenti in cui abbiamo fatto delle cose nefaste. Per cui noi siamo stati stupratori, abbiamo ucciso, abbiamo sgozzato, abbiamo violentato, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per imparare a comprendere quello che siamo ora. Non possiamo andare al 10% se prima non passiamo dal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e arrivare al 10. Avete compreso? Per cui noi non possiamo metterci a giudizio degli altri, capendo due cose. Uno, che la persona che sta facendo ciò che sta facendo è il massimo che può fare. Se uno sa amare al 5%, non può amare al 10%. E se tu sai amare al 50, non puoi pretendere che gli altri che se amano al 5 possano amare come il tuo 50. Primo. Per cui noi non possiamo metterci a giudizio degli altri. Perché? Perché se io sono arrivata al 50 vuol dire che prima ho già fatto quell'esperienza lì. E ne ho fatte tante prima di arrivare alla consapevolezza. Non è che abbiamo passato solo una vita a sgozzare le persone. Secondo aspetto è fatto di comprendere che quelle due persone o più persone che si sono prestate a questa serie di ruoli, che dopo vicendevole, non è solo uno e l'altro no, in qualche modo fa crescere l'uno e anche l'altro, va bene, è un gioco perfetto che si sono scelte. Questi non vanno solo, per esempio, all'interno di una coppia, all'interno di marito, moglie, compagno, eccetera, ma questo è anche a livello sociale, a livello di popolo. Va bene, no, non pensiamolo solo a livello ridotto al piccolo, anche a livello sociale, non è un caso in cui noi nasciamo in un certo luogo, in un certo posto, in un certo paese, in una certa famiglia, cioè è già tutto quello che volevamo e quello che abbiamo pensato di sperimentare. Per cui anche la guerra, anche se potremmo arrivare a non farla, però siamo ancora bassi di evoluzione, che è il passaggio con cui noi dobbiamo scoprire qualcosa di più. Cioè, provate a pensare, tante volte le persone che mi dicono, quando che dico, per esempio, che non esiste l'inferno, una delle prime domande che mi fa è Hitler? No, come dire, questo non va all'inferno. No, ha ucciso milioni di persone, non va L'unica consolazione. Allora io dico no, no. E allora vedi che la gente proprio lì c'è un mormorio incredibile, perché dice, ma come? Com'è possibile? Allora, prima non è detto che Hitler sia stata la persona più malvagia, cioè nel senso che non è detto che sia stata l'anima meno evoluta di altre persone, va bene? Hitler nel contesto sociale di quel tempo era quello che ha avuto il coraggio di esprimere quello che pensava la massa delle persone di terra, cioè nel senso che era quello che ha detto espressamente basta che ci sia questo tipo di persone, cioè questi tipi di gruppi di persone che sono gli ebrei, prima erano gli zingari, gli omosessuali, perché sono quelli che rovinano la società tedesca di quel tempo. Va bene? Per cui cosa ha fatto? Praticamente lui ha semplicemente espresso quello che comunque il popolo di base ci aveva già, ok? Che gran parte, non tutto, una parte del popolo di base. Per cui alla fine il popolo di base ha baciato questa idea qua, perché se Hitler fosse nato in un altro contesto, in un'altra situazione, l'avrebbero preso, messo in manicomio e buttato via le chiavi. Chiaro questa cosa? Va bene. Ma cosa ha fatto sì che Hitler è stato praticamente il promulgatore, in qualche modo, a far sì che un popolo in tutta Europa si muovesse in modo tale che quando è arrivato all'apice, cioè c'è stato il momento in cui la coscienza collettiva è cambiata, cambiando, c'è stata la deposizione del tiranno stesso. Va bene? Questo è naturale, il costo è il costo delle persone, delle anime che si sono prestate al gioco. Per cui a essere, diciamo, sì, quelli che è l'agnello sacrificale, diciamo, in qualche modo, va bene? Però se noi siamo a questa consapevolezza, che però bisogna sempre tenere alta la guardia, la consapevolezza, per esempio, della pace, no? La consapevolezza del voler stare in pace, perché non è scontata questa cosa qua, l'abbiamo, cioè, è nel momento in cui noi l'abbiamo già vissuto antecedente. Ok? E questo succede anche in tanti popoli della terra. Cioè, il fatto, io dico sempre, noi non possiamo pensare di andare da un popolo e imporre la pace. Ok?
Perché è una cosa assurda, perché loro non l'hanno sperimentata e se quel momento non la desiderano, no, tu puoi quanto vuoi andare dentro con i carri armati, con le cose militari, questo e quello, ma nel momento in cui tu ti ritiri, il popolo rifarà un altro tiranno, metteranno su un'altra persona, perché deve essere il popolo stesso che si ribella alla situazione, che c'è, che deve arrivare nella coscienza collettiva alla ribellione della cosa perché la cosa non si ripeta. O per scegliere qualcosa di diverso. Per cui anche quelli che sono in uno stato, diciamo, di guerra o comunque in uno stato di conflitto di qualsiasi genere, sia che sia nel microcosmo come può essere dentro a una famiglia e sia nel macrocosmo come può essere una società intera, non è la casualità. Serve. E se capiamo che è un gioco meraviglioso, perché lo so che dire gioco meraviglioso, tanti dicono ma tu sei sparata. Io invece dico no, è un gioco meraviglioso perché diamo il giusto tempo e spazio a questo tempo, che dopo andiamo nell'aldilà. Tutto questo è già, fra virgolette, Esatto. dimenticato. Va Quindi il bene? concetto del male non c'è. No, perché alla fine qualsiasi cosa di bene o di male è la produzione nostra. Cioè, ha lo stesso valore. Eh sì. Dipende dopo noi cosa scegliamo, come vogliamo portare. Cioè, io tutti i giorni magari davanti a una persona potrei dargli una sbella o potrei anche dargli una carezza. Quella è la mia scelta libera. Va bene? È naturale che l'anima ti dice se ti dai la sbella non è una cosa giusta. Dopo voglio ascoltare la mia anima, va bene? Non voglio ascoltare perché nella parte mentale preferisco giustificare i miei comportamenti. Ma va bene? Però alla fine non c'è un Dio che mi giudica o un Dio che mi punisce. Questo bisogna che sia chiaro. Va bene, che noi non abbiamo una punizione o una, come si dice, un premio, ma tutte le esperienze che noi facciamo sulla Terra è sempre per l'evoluzione dell'anima. E questa è la finalità. Andiamo di là solo sull'amore che noi abbiamo ricevuto e dato. Basta. Per cui tutto il resto della vita rilassiamoci, godiamoci la vita. Cioè, va bene che magari ci troviamo davanti dei dolori, va bene, affrontiamoli, ma lasciamoli anche andare. Cioè non dobbiamo tenerli, trattenerli dentro di noi, ok? Se possiamo perdonare, perdoniamo, cioè, ma perdoniamo non perché dobbiamo essere felici, cioè nel contesto del dimostrare gli altri, ma siamo felici semplicemente per renderci liberi noi dalla pesantezza degli aspetti della vita. Ed è importante questo, perché non siamo fatti per il dolore, e non siamo neanche fatti per materializzarci, noi siamo la fonte dell'amore che è Dio. Per cui siamo fatti per la gioia, per l'abbondanza, siamo fatti per la bellezza, per vivere, il godere della vita, no? Invece pare che tutti noi passiamo la vita e solo nel dolore e ci lamentiamo di tutto e non veniamo mai fuori di niente. E quando anche stiamo bene, dobbiamo inventarci qualcosa. Io ho una mia amica che un giorno mi ha fatto, sai Sabrina, io mi sento i sensi di colpa. Cosa li faccia? Perché ha detto: guarda, tutto sommato, io non ho mica avuto una vita difficile, però quando che gli altri mi dicono tutte le loro vite, mi devo inventare qualcosa perché mi sembra di essere fuori dalla massa. Per cui ha detto: delle volte devo raccontare cose non vere perché così mi sento che sono dentro, che mi succede qualcosa. No, guardate anche solo, io dico: se andate dal medico, se state lì nell'anticamera del medico, c'è la gara di chi ha avuto più punti per le operazioni. No, e io ho avuto, e dopo tutti che hanno le operazioni che vanno male, che succede sempre che il chirurgo non lo prende in tempo, l'altro che va in semicoma, ho detto: ma o che sono deficienti tutti i medici o che siamo un po' esagerati noi, voglio dire, no, nella cosa. Per cui veramente, allora, quando che noi continuiamo a raccontare cose vecchie, soprattutto quando noi continuiamo a raccontare il dolore che abbiamo passato, vuol dire che non l'abbiamo ancora rilasciato. Lasciamolo andare. Va bene, è servito come esperienza, sicuramente ci ha reso migliori rispetto a prima, perché ci ha portato comunque maggiore consapevolezza, ci ha portato maggiore amore verso noi stessi, ci ha portato a una conoscenza che non avevamo prima, ma lasciamolo andare. Va bene, lasciamolo andare. Non tratteniamolo perché vogliamo fare vittime delle situazioni, non serve niente. Io penso, guardate, io sono stata operata proprio all'inizio, qua dell'anno. E so quanto male sono stata, cioè, ma mi è servito? Basta, ho già vissuto quell'esperienza lì. Mi è servito, ho capito, ho avuto tanto male, ve lo assicuro, però è andata.
Basta, cioè, e io non è che penso adesso, boh, adesso aspetto la prossima operazione o aspetto il prossimo, non so, tumore o aspetto la prossima malattia. Io fi da adesso, fin quando non mi capita qualcosa fra capo e collo, io voglio Me la godermi godo. la vita, ragazzi, cioè, me la Fra un godo accidente e un e un altro. altro. Cioè, no, perché anche tante volte, anche tra un incidente e un altro, o tra un dolore e un altro, cosa succede? Che molte volte Io noi ci priviamo, molte volte succede. Ma se io sono felice, e dopo come, ben, cioè, mi tocca pagare quella felicità lì, no? Cioè, come se, è come quelli che distruggono la domenica perché pensano al lunedì che devono andare a lavorare. È la stessa cosa. Allora, noi distruggiamo le cose belle che ci capitano e che ci vuole l'abbondanza di Dio darci, no? Semplicemente perché pensiamo di non meritarle, o comunque non solo di non meritarle, ma in qualche modo che dobbiamo pagarle. E per Sai cui, anche. quando succede dopo qualcosa, cosa accade? Ecco, vedi, sapevo io che dovevo pagare il periodo che ho avuto di felicità, ma non è così, non è una questione di pagare, non si paga niente. Io voglio chiedere un'altra cosa. Dimmi. Tutto questo che ci ha detto Sì. si riferisce a qualcosa che ha Gran parte. ricevuto, Ah, no, ha sì, è ricevuto da tutto. Sì. qualcuno, Allora, tipo io gli con angeli, sì, non so, io ho il poco fa parlava contatto. degli Sì, angeli. no, io ho il contatto con gli angeli. Non sto qua tanto a descrivere la mia vita personale No, perché, ma infatti ecco, volevo capire se tutte queste notizie che ci stava dando ora erano sì, no, è tutto arrivate da prettamente qualche. arrivato, sì, è arrivato come ho detto all'inizio. È stato un lavoro difficile con loro, nel senso hanno smantellato tutta la mia casa interiore, cioè, hai capito? Non è stato facile, delle volte all'inizio dovevo scrivere su dei quaderni, ho tutta una serie di quaderni in casa e dovevo scrivere su questi quaderni. Io so che c'erano dei momenti che mi saliva tale la rabbia della parte mentale in cui volevo trattenere delle cose, che mi ricordo che c'erano giorni in cui chiudevo il quaderno e dicevo basta, con voi non voglio più averci a che fare, cioè, chiaro, perché va contro, andava fra virgolette contro, per esempio, il discorso reincarnazione per me non era una cosa ventilata, Cattolica. cioè, no, ma non era neanche proprio nella mia idea. All'idea di cattolica proprio non era per cui smantellare lì, smantellare il discorso dell'inferno, del purgatorio, smantellare altre cose, altre convinzioni religiose o pseudo-religiose, così non è stato facile. Per cui capisco le persone che non accettano queste idee che cerco di divulgare, perché ci sono persone che effettivamente fanno attrito oppure vengono agli incontri e cominciano subito ad attaccarmi, no? In maniera abbastanza drastica, perché vogliono comunque no, che io ceda che loro hanno ragione, va bene? Ma io dico, io non è che io voglio aver ragione, io porto semplicemente la mia esperienza di quello che loro mi hanno dato. Volete accettare? Va bene. Non volete accettare? Non succede niente. Non vengo a casa vostra a vedere cosa fate. Ok? Tanto più che non tengo associazioni, non tengo gruppi appositamente proprio perché io credo tanto nella libertà che Dio ha dato a ogni essere umano di lavorare liberamente, in coscienza e come ognuno vuole. E questo per me è fondamentale. Io porto la mia esperienza. È naturale che ricordiamoci, guardate, che gli angeli, come anche qualsiasi entità che possa venire dal mondo dell'aldilà a darci una mano, a sostenerci, perché dopo anche ci sarebbe tutto il discorso del parlare degli angeli, ma ci vuole almeno 2 ore solo parlare No, degli angeli, va quello bene? sarebbe bello. Eh sì, ma il tempo è quello, magari un'altra volta. E il discorso è che comunica, cioè il mondo dell'aldilà non vuole il nostro male, va bene? Vuole semplicemente che noi siamo felici anche sulla terra, cioè pur sapendo tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare, loro ci esortano a stare bene, ci vedono come esseri meravigliosi, va bene? La cosa fondamentale è capire veramente che la vita deve essere vissuta per la bellezza delle cose, non per essere vissuta come un peso o vittime delle situazioni. No, mi sono persa, avevo da dirvi un'altra cosa, vabbè. Mi ritornerà in mente, abbiate pazienza, che è un po' ok. Vabbè, ecco, un po' in sintesi quello che è, vi ho lanciato un po' alcuni input, no? Della cosa. È naturale, appunto, che dicevo che ogni nostra che il fatto è che quello che io vi descrivo qua o quello che io mai vado in giro per divulgare, io non metto mai la mano sul fuoco, nel senso. È quello che la mia mente, la mia parte umana è riuscita a acquisire. Per cui,
c'è una realtà ultima che è molto più grande di quello che è la conoscenza terrena. Va bene? È come se in qualche modo io sono dentro una libreria e già dentro una libreria io seleziono dei settori, perché io non leggo tutti i libri, per esempio, non leggo i libri di arte che vedo, oppure non leggo, non so, i gialli, va bene? Per cui già io come persona seleziono un settore. Di quel settore, però, rispetto a tutta la libreria, è solo una piccolissima parte. Se poi penso che la conoscenza che mi dà quel piccolissimo settore rispetto a tutti i libri che esistono sulla Terra e rispetto a tutti i secoli che l'uomo scrive, voglio dire, è un granellino. Per cui pretendere che la mia verità sia la verità assoluta perché ho letto, non so, mettiamo 10.000 libri in una vita, è molto limitante ed è anche presuntuoso. Ok, per cui la cosa bella è che finora mi hanno detto questo, però domani potrebbe essere tutto rettificabile, ma non perché ci imbrogliano, ma semplicemente perché la nostra mente umana, se noi Capisce. sappiamo la verità assoluta, la nostra mente umana impazzirebbe, cioè non riuscirebbe a contenere tutte le nozioni dentro la testa. È un'energia troppo potente, ha bisogno di tempo. E il tempo non è dato solo da un discorso terreno, il tempo è dato anche dall'evoluzione. Quando saremo più evoluti, cioè man mano che andiamo avanti nella nostra evoluzione, la conoscenza, la sapienza ci verrà data. Per cui adesso siamo bambini dell'asilo, Al 5%, acquisiamo da bambini dell'asilo. Più la mente appunto, umana. vero? Dopo acquisiremo più avanti altre conoscenze e altre nozioni. E questa è la cosa bellissima perché vuol dire che siamo sempre in discussione. Non siamo mai fermi, no? Possiamo sempre ridiscutere tutto, rimettere in gioco tutto. E questo per me è la cosa più bella della vita. Cioè sapere sempre quando faccio l'angolo della casa cosa che mi aspetta dopo, no? Non è mica bello. Cioè per me è, cioè avere gli occhi, diciamo, lo sguardo del vedere di non aver mai raggiunto qualcosa, ma di essere sempre in cammino. Ho raggiunto magari un incrocio, bene, dall'incrocio vado a un altro incrocio, va bene, e vado avanti così, ma la bellezza è proprio nella strada, no? Mentre sto andando mi guardo e vedo cosa c'è intorno a me. Ed è meraviglioso perché ti dai delle opportunità e delle conoscenze che sono incredibili. Bene, vi ringrazio della vostra presenza e vi auguro veramente Grazie una buona vita, proprio di a lei. Grazie gioia, di tanto. pace, di prosperità sotto tutti gli aspetti. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie.